Buonasera, occupiamoci di sanità in apertura di questa edizione del nostro telegiornale. Fermi da giugno del 2012, i lavori di costruzione delle nuove sale operatorie e sala parto dell'ospedale Val Vibrata di Sant'Omero possono finalmente partire. Entro ottobre il cantiere riaprirà, portando in approdo una delle progettualità più importanti per la ASL di Teramo. C'è voluta infatti la trasferta romana del governatore della regione Abruzzo, Gianni Chiodi, per sbloccare i fondi destinati ai lavori giacenti al Ministero. Ieri il Comitato Tecnico Amministrativo della Regione ha dato il via libera ai finanziamenti che il Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva congelato dall'estate del 2012. Sant'Omero è uno dei centri di eccellenza d'Abruzzo per il parto indolore. E sono state 2.949 le persone censite dall'Associazione Pescara Bici oggi tra le 7.30 e le 9.30 per la terza edizione di un evento che è stato organizzato in sei varchi delle diverse città per il controllo dei passaggi di biciclette. All'evento hanno partecipato 40 volontari dell'Associazione Pescarese che aderisce alla FIAB, Federazione Italiana Amici della Bicicletta. La manifestazione, promossa per la Giornata Europea Senza Auto, era rivolta a tutti i cittadini invitati a non usare né auto e né moto private, ma a servirsi della bicicletta come mezzo di trasporto alternativo. Torniamo ad occuparci di sanità. È partito nei giorni scorsi dall'ospedale San Liberatore di Atri un tour promosso da SEL che proseguirà anche nei prossimi giorni in altri ospedali della provincia. Tutto questo per valutare lo stato di salute dei piccoli ospedali abruzzesi. Vediamo. È partito nei giorni scorsi da Atri il mini tour programmato da Sinistra Ecologia e Libertà all'interno degli ospedali della provincia. È necessario risolvere le criticità e mettere fine alle politiche restrittive operate negli ultimi mesi con i vari atti aziendali, affermano i rappresentanti del partito, tra cui il deputato Gianni Melilla. I tagli subiti dall'UTIC, da psichiatria, medicina nucleare e da urologia, hanno causato gravi difficoltà sia ai pazienti che al personale. SEL si batterà in tutti i livelli istituzionali affinché l'ospedale di Atri rimanga un polo di ampia utenza, baluardo pubblico del diritto alla salute e del servizio sanitario. Questioni molto importanti, quindi, che animano il dibattito a livello regionale, anche alla luce delle risorse a disposizione di ciascun presidio ospedaliero. Nei prossimi giorni, a tal proposito, verrà presentata una relazione più approfondita con lo scopo di tracciare delle prospettive per l'ospedale. Oltre a Melilla, hanno partecipato alla visita il consigliere regionale Franco Caramanico, il consigliere provinciale Giuseppe Di Febbo, coordinatore della Federazione di Teramo Tommaso Di Febbo, i consiglieri comunali Marta Illuminati di Pineto e Carlo Thieri di Silvi e i coordinatori di Circolo di Atri Pineto e Silvi, nonché diversi dirigenti del partito. Una notizia di cronaca: si è presentato sotto casa della sua ex città Sant'Angelo con una bombola di gas liquido con intenzioni bellicose, ma lì il 42enne è stato bloccato dai carabinieri e denunciato. A lanciare l'allarme ai militari dell'arma, coordinati dal capitano Enzo Marinelli, è stata la ex fidanzata, una 31enne del centro Vestino, che ha discusso telefonicamente con il 42enne. Al termine della conversazione lui ha annunciato che sarebbe andato sotto casa sua minacciandola. I carabinieri di Collecorvino e del radiomobile di Monte Silvano hanno raggiunto l'abitazione della 31enne che era momentaneamente assente e hanno scovato l'uomo. Sul furgone c'era la bombola sottoposta ora a sequestro. Recuperato e sequestrato anche un fucile da caccia che l'uomo elettricista aveva in casa a Monte Silvano, ora dovrà rispondere di minacce gravi. La protesta contro la chiusura dei piccoli tribunali in Abruzzo, chiederò formalmente alla Conferenza delle Regioni di inserire all'ordine del giorno la discussione sulla soppressione dei tribunali cosiddetti minori per avviare una revisione della riforma. Lo ha detto il presidente della Giunta regionale Gianni Chiodi agli avvocati di Sulmona in sciopero della fame per protestare contro il decreto che sopprime il tribunale Peligno, incontrati davanti al tribunale cittadino, proprio come state vedendo nelle immagini. È necessario un provvedimento legislativo che sia in grado di bloccare e sovvertire quanto deciso nella riforma appena varata. Personalmente, aggiunto, sono contrario a questa riforma, ma se si vuole veramente evitare la chiusura dei piccoli tribunali è necessario un percorso legislativo che i parlamentari abruzzesi dovranno portare avanti. Solo in questo modo, dice Chiodi, si potranno cambiare gli effetti della legge. Il presidente ha poi spiegato di essersi recato a Sulmona per dare la sua solidarietà agli avvocati che stanno mettendo in atto con lo sciopero della fame una protesta forte che conferma tra l'altro quanto sia sentita come negativa la riforma degli uffici giudiziari.
e l'amministrazione comunale di Roseto, in collaborazione con l'area marina protetta Torre del Cerrano e il centro studi Cetacei Onlus, per celebrare l'evento di straordinario interesse scientifico e ambientale verificatosi a Roseto, ovvero la nascita di oltre 20 tartarughe marine, hanno organizzato per sabato 22 settembre dalle ore 10:30 presso lo stabilimento La Rosa dei Venti dei Fratelli di Donato l'immissione in acqua dell'esemplare di Caretta Caretta, rinvenuta lo scorso sabato dalla signora Giulia De Nigris, attualmente ricoverata nella struttura specializzata di Montesilvano. Era questa l'ultima notizia, vi lascio al meteo e vi auguro una buona serata. Giornata a tutti voi amici di ilmeteo.it, previsioni per venerdì 20 settembre 2013. Giornata prevalentemente soleggiata al nord e sulle isole, mentre qualche pioggia è ancora presente al centro e al sud. Vediamo il dettaglio. Al nord i cieli si presenteranno poco o parzialmente nuvolosi, con nubi più compatte sui confini alpini e altoatesini, dove ci sarà qualche debole precipitazione. Al centro le nubi si concentreranno sul Lazio e sui rilievi annessi, con piogge sparse alternate comunque a locali schiarite. Qualche pioggia mattutina possibile anche sul Molise. Scendiamo al sud, dove la nuvolosità sarà più presente su gran parte delle regioni, con piogge più probabili sugli Appennini e sulle coste campane, meridionali e calabresi, più soleggiata la Sicilia e la Puglia. I venti spirano sempre di maestrale sul Tirreno e variabili altrove, tutti comunque con debole intensità. Passiamo ora alle temperature previste per questa giornata. Minime in leggera diminuzione al nord, con 11-14 gradi, fino a 18 gradi in Liguria, tra i 12 e i 18 gradi al centro e fino a 20 gradi al sud. Di giorno il clima sarà sempre mite su tutta la penisola, e con 22-24 gradi al nord fino a 27-29 gradi al centro e al sud. Ben trovati, buon venerdì, venerdì datato 20 settembre 2013. Vi ricordo che ieri c'è stata la luna piena, che è stato San Gennaro, invece oggi si festeggia Sant'Andrea, e la luna entra a pieno titolo in Ariete, comincia dopo le 18 il suo processo inverso, per cui comincia a la luminosità diminuisce proprio per un processo ovviamente dell'orbita della luna intorno alla Terra. Bene, che cosa vi dico? Che l'Ariete oggi avrà una giornata un po' faticosa, una serata altrettanto faticosa, perché farete un po' fatica, è un gioco di parole, a farvi comprendere dalla persona che vi ama, ma se ci mettete un po' di buona volontà e soprattutto cercate anche di ascoltare ciò che vi dice la persona che vi ama, sicuramente troverete un punto di incontro. Toro, per voi invece non ci sono grossi problemi, perché proprio in questa giornata di venerdì 20 settembre il destino, la fortuna, il fato, chiamatelo come volete, vi potrà regalare qualche grande opportunità. Ovviamente non sappiamo se nella sfera lavorativa o affettiva, ma è una giornata propizia, una giornata piacevole. Gemellini in ascolto. La giornata si annuncia serena, non vi sono eventi eclatanti, la serata invece è molto stuzzicante, una serata che potrebbe regalare ai nati sotto il segno dei gemelli o a chi ha l'ascendente in gemelli delle opportunità relazionali molto buone, molto positive. Buon per voi. Ed ora il segno del Cancro. Un po' lamentosi quelli del Cancro, ogni tanto si lamentano più del dovuto, cioè costringono gli altri ad avere maggiore pazienza per relazionarsi con loro. Oggi invece, guardate, miei cari nati sotto il segno del Cancro, vi rivolgo io una preghiera. Non siate lamentosi, non lamentatevi, perché non ne avete necessità, tutto si sistema. Leone, per voi invece la giornata si annuncia piacevole, proprio perché questa luna che entra
in Ariete, che è sinergico con Urano nel segno, vi aiuta magari a tagliare con una vecchia relazione, oppure a definire, a chiarirvi con qualcuno che in qualche modo vi ha irritato nell'arco della giornata oppure della serata. Insomma, ci sarà poi un chiarimento. Per i nati invece sotto il segno della Vergine, la giornata, la mattinata si presenta positiva. Che cosa voglio dire per positivo? Che lavorativamente, economicamente vi saranno dei riscontri. Dalle 15 in poi vi invitiamo, miei cari nati sotto il segno della Vergine, a rallentare un po' il ritmo e a fare le cose con maggiore attenzione. Bilancia, giornata tranquilla, serata divertente. Una serata divertente come quella che potrebbe essere divertente come quella del Toro, come quella dell'Ariete. Insomma, avrete una serata gradevole e soprattutto sarete molto amati, molto apprezzati, molto ricercati proprio in questo venerdì datato 20 settembre 2013. Beati voi! Ed ora, stessa cosa potremmo dire per lo Scorpione, ma c'è un piccolo ma che ovviamente distrugge tutto il positivo che ho appena detto: sarete un po' giù di tono, cioè fisicamente vi sentirete un po' stanchi, per cui in amore andrà bene, nel lavoro bene o male va tutto bene, però un po' stanchi fisicamente, non vi sentirete proprio forti, sicuri di voi e forse avrete un calo di umore. Passiamo al Sagittario. Godetevi la giornata, ma soprattutto, se potete, godetevi la compagnia della fine giornata con la persona che vi ama, che sono convinto vi ama più di quello che voi amate questa persona, perché il Sagittario è poco affettuoso, poco espansivo, e questo è non va bene. Capricorno, lavorativamente chiuderete la settimana alla grande in questo venerdì datato 20 settembre. Vi suggerisco riposo, avete proprio bisogno di riposarvi mentalmente, per cui non state davanti al computer, davanti al telefonino oppure davanti al televisore, proprio riposatevi. Magari se avete un tepore, una casa che vi permette di stare fuori, una terrazza, ecco, godetevi la serata. Acquario, a voi non posso dirvi assolutamente che sarete tranquilli a casa a riposarvi, perché siete caotici, divertenti e anche molto amiconi degli amici. E allora cosa vi posso dire? Vivrete sicuramente una bella giornata piena di impegni, ma vi stresserete a fine giornata perché il divertimento poi potrebbe stancarvi fisicamente. Pazienza, bisogna anche fare un po' di fatica per divertirsi. Ed ora passiamo al segno dei pesci, due giorni importanti con la luna piena di ieri. Oggi siete un pochino più tranquilli, questa sera andrà molto bene per gli innamorati, per i nati sotto il segno dei pesci che sono innamorati. Sarete coccolati, ricercati e anche molto fisici, che non guasta, voglio dire, magari a fine giornata. Bene, insomma, tutto è stato detto, non mi resta che augurarvi buon venerdì sera anche, perché no, non ci sta male, e vi do appuntamento a domani, e come giusto che sia, vi auguro veramente buona fortuna e soprattutto buon sostegno dalle stelle, perché le stelle ci sostengono, ci guidano. Ciao a tutti, a domani.